Ciao a tutti amici, bentornati qui su Torte di Nuvole, sono nella postazione classica di lancio del prossimo video. Il prossimo video infatti è la parmigiana di zucchine, come vi avevo promesso nel video delle melanzane ripiene al forno. Che cosa aspettiamo? Andiamo a vedere subito! Per preparare questa deliziosa parmigiana di zucchine senza frittura ci serviranno delle zucchine ovviamente. Io ho utilizzato una zucchina del peso di 600 grammi e mi è bastato per fare una teglia di 20 cm x 30. Ovviamente pulisco la zucchina all'estremità e poi con l'uso di una mandolina faccio queste fettine. Utilizzo la mandolina e non il coltello perché mi consentirà di avere delle fettine che non sono troppo spesse. Considerate che le fettine non andranno fritte, quindi andranno cotte direttamente in forno e vogliamo che tutte le fettine siano dello stesso spessore. Una volta ottenute tutte queste fettine, prendo un contenitore piuttosto ristretto, faccio degli strati e aggiungo un po' di sale, abbondante sale. Ricordiamoci che poi andremo a lavare le zucchine, quindi non ci preoccuperemo molto di aggiungere molto sale. In questo caso lo aggiungo perché vado a togliere l'acqua di vegetazione delle zucchine e questo mi consentirà di cuocerle in maniera molto più veloce. Ovviamente poi dopo circa 30-40 minuti andiamo a lavare le fettine di zucchine, le facciamo sgocciolare e poi prima di andare avanti con la preparazione tamponando sulla superficie liberandomi così di tutta questa acqua. Le vado ad asciugare con un canovaccio, tamponando sulla superficie, liberandomi così di tutta questa acqua. Questo passaggio è fondamentale per non far rilasciare alle zucchine ulteriori liquidi all'interno della teglia in cottura. Ovviamente in una teglia di circa 20 cm x 30 prendo un po' di olio e lo spennello su tutta la superficie. Faccio il primo strato di zucchine dove poi vado ad adagiare dei pezzettini di formaggio e poi del salame stagionato. In realtà si potrebbe utilizzare qualsiasi tipo di salume vi piaccia. Ovviamente trovate la ricetta completa su tortedinuvole.com e nel box informazioni qui sotto il video e soprattutto se avete idee e volete vedere altri video qui sul canale fatemi sapere con un commento. Inoltre iscrivetevi al canale se non volete perdere quale sarà il prossimo video, anzi quale sarà ve lo scoprirete tra poco. Continuo e vado avanti, faccio gli altri strati e ovviamente metto le zucchine in senso contrario. Faccio ancora uno strato di formaggio fino ad arrivare poi in superficie dove oltre a mettere la provola a pezzettini aggiungo anche un po' di parmigiano reggiano. Una spolverata anche di pangrattato e una spolverata di pepe nero. A questo punto la parmigiana di zucchine è pronta per essere messa in forno e io la cuocio a 180 gradi per 35 minuti. E questo è il risultato. Vedete che non c'è neanche acqua all'interno della teglia, proprio perché lasciando le zucchine in sale, facendo perdere parte della loro acqua di vegetazione, il risultato poi sarà questo. È fantastica, è una ricetta fantastica. Se seguite tutti questi tip and tricks che vi ho dato qui all'interno di questo video avrete una parmigiana di zucchine fantastica. Adesso che cosa vi dovete aspettare nel prossimo video? Il prossimo video sarà ancora più godurioso perché torneremo a friggere per fare gli involtini di melanzane ma alla parmigiana. Che cosa saranno mai? Vedrete nel prossimo video. Io come al solito spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato mettete un bel like, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina per non perdervi tutti i video futuri e soprattutto andate a vedere questi video che trovate qui accanto a me. Ovviamente mi trovate anche su Facebook e su Instagram come Torte di Nuvole e io dopo aver detto tutto quello che dovevo dire vi aspetto alla prossima qui sul canale. Ciao!